Siamo negli studi della radio della Svizzera Italiana, dove sta nascendo un nuovo progetto con Gianluca Littera e il nostro quartetto Energie 9, dove affronteremo dei brani un po' inusuali per il repertorio quartettistico. L'incontro con Gianluca Littera è stato un incontro casuale. Lo sentì qualche anno fa come solista e con l'orchestra della Svizzera Italiana suonare il concerto di Villa-Lobos per armonica, bocca e orchestra, e sono rimasto impressionato dal virtuosismo, dalla musicalità e della spettacolarità dei colori che Gianluca riusciva a creare e quello che lui mi ha trasmesso. Ed è nata subito un'amicizia e ci siamo capiti immediatamente dopo che abbiamo parlato e abbiamo improntato così un piccolo progetto che poi ha preso vita in questi giorni. Trovare dei musicisti così motivati e musicalmente così capaci, con questa sensibilità, è veramente una grande fortuna. Oltretutto, al loro merito va il fatto anche di aver saputo apprezzare quest'unione particolare che è tra l'armonica a bocca e il quartetto, che è sicuramente inusuale. Io avevo già conoscenza di due brani che erano di mio interesse da poter condividere e registrare assieme. Uno è Gondo Jacob, che è un compositore inglese. L'altra composizione è di Jazz Moody, che è un compositore scozzese. E abbiamo scoperto questo compositore inglese, sempre, che è Tony Kinsey. Ci ha stimolato particolarmente, visto che è una musica con una forte impronta jazzistica. E chiaramente suonare jazz, soprattutto sugli strumenti ad arco, è diciamo, un linguaggio diciamo, non usuale. E secondo me valorizza anche l'armonica per la sua tradizione, quindi non di strumento prettamente classico, nonostante un repertorio alquanto vasto per questo strumento anche sinfonico. Il quartetto Energia 9 ha una capacità espressiva e un'energia musicale che è veramente qualcosa di incredibile. Ho lavorato con loro parecchie ore in studio registrazione e ho visto costantemente questo grande impegno, questo grande compromesso con la musica. Credo che sarà una grande collaborazione la nostra e da qui in poi sarà solamente condividere momenti piacevoli, da come è stata tutta la registrazione e quello che poi verrà al seguito di questo lavoro.